Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato a parlare di ciclismo se avete visto, io ho seguito il Giro d'Italia. Mi sono rifiutato di parlare di Tour de France per le porcherie che ho visto per il post Nibali. Ho parlato dell'Europeo vinto da Matteo Trentin e adesso parliamo del Mondiale su strada che vince Alejandro Valverde e a Innsbruck. Pensate, strade che io feci l'anno scorso in macchina, però ovviamente. Quando andai a fare il mondiale di ballo e feci praticamente queste strade qua che ho visto oggi. E allora, che dire, insomma, credo che sia stato molto emozionante come mondiale. Mi è dispiaciuto molto per Vincenzo perché secondo me Nibali meritava di più, ma da quella caduta non si è ripreso. Siamo venuti a girarci attorno. E oltre al Tour de France si è giocato anche il Mondiale. E dico la verità, c'è stata una buona lotta degli italiani alla fine. Moscona ha fatto anche una grande, grande gara, ha tenuto finché poteva, ma non è uno scalatore purissimo. E si è visto poi alla fine, cioè davanti hanno tenuto un ritmo pazzesco. Menzione d'onore anche per Dumoulin che comunque è riuscito a recuperare dai fuggitivi gli ultimi metri, ma alla fine poi non aveva più per la volata. Detto questo, Valverde che a fine carriera mette la ciliegina per la prima volta, vince il mondiale e mi sono emozionato perché vederlo così in lacrime, sapendo anche cosa vuol dire per un atleta arrivare a certi livelli, è stata una bella emozione, è stata una bella emozione. Io dico la verità, quando ho visto che non c'erano più italiani, speravo in Dumoulin, che Dumoulin recuperasse perché mi piace Dumoulin dal Giro d'Italia dell'anno scorso che ha dimostrato di avere veramente delle ottime qualità. Però visto che non ce la faceva più, a quel punto sinceramente sono rimasto molto contento per Valverde, perché a fine carriera vincere qualcosa del genere credo che sia eccezionale e dispiace l'Italia, l'Italia è sempre indietro, non riusciamo più a vincere un mondiale dal 2008 e sono tanti anni, tanti, tanti, troppi, troppi e il problema è che non c'è la sensazione che si possa, cioè, questo mondiale qua se l'avessero fatto 5-6 anni fa probabilmente Nibali avrebbe potuto portarselo a casa, quest'anno con quella caduta lì se l'è un po' giocato. E ripeto, dispiace anche perché, ripeto, sono tanti anni adesso. È vero, adesso abbiamo Elie Viviani e lo stesso Matteo Trentin che in velocità possono dar fastidio a molti, quindi potrebbero puntare nei prossimi anni a fare qualche bel piazzamento mondiale, però chiaramente intanto anche quest'anno è andato, un mondiale dove ci si aspettava grandi cose. Ripeto, io mi aspettavo Nibali, ma me lo aspettavo prima dell'infortunio. Hanno parlato anche, ho sentito dire tante volte, ma con la Vuelta lui aveva fatto vedere di avere un pochino di gamba. Non è vero, non è vero. La Vuelta ha cercato di recuperare condizione, ma lui effettivamente non ne aveva tanta, proprio perché la caduta gli ha impedito di essere al 100% e alla fine ha ceduto prima dell'ultimo giro, proprio perché non ne aveva più, non ne aveva più. E dunque, complimenti ad Alejandro Valverde che porta a casa il mondiale di ciclismo. E, ripeto, complimenti vivissimi perché credo che vincerlo a 38 anni a fine carriera credo che sia un'emozione indescrivibile. Complimenti tutto sommato anche a tutti gli italiani che comunque hanno provato a lottare, ma per questa nazionale credo che serva molto, molto, molto di più. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!